Luciano D'Amico, candidato alla presidenza della regione, con lo schieramento di centrosinistra Patto per l'Abruzzo, ospite ieri sera della trasmissione I fatti e le opinioni, rispondendo alle domande dei direttori di Rete 8, Carmine Perantuono, e del quotidiano Il Centro, Piero Anchino, ha rivolto un appello al suo avversario Marco Marsilio, invitandolo ad un confronto sulle idee. Venerdì prossimo, alla stessa ora e sempre su Rete 8, sarà ospite il presidente ricandidato del centrodestra Marco Marsilio. D'Amico ha affrontato nel corso della trasmissione temi quali la rete ospedaliera, le infrastrutture, l'occupazione, i trasporti e le liste elettorali. Ma questo confronto con Marsilio riusciremo a farlo, a organizzarlo da qui al giorno del voto? Ma perché no? Una domanda non gliela vuole fare, una domanda in vista della prossima trasmissione che faremo venerdì prossimo. No, però, ripeto, formulo sicuramente gli auguri di una buona campagna elettorale. Non fare la domanda, ma non perché non, perché credo che possa essere più utile un confronto sui temi del programma. E da questo punto di vista ovviamente la disponibilità da parte mia è massima, dicevo anche prima, da parte nostra, perché insomma, certo. la aspettiamo proprio l'inizio della campagna, certo, che anche Marsilio insomma la campagna elettorale avviata farebbe il confronto. Come? A parti invertite lei farebbe il confronto, lei presidente uscente? Beh, ancora di più, perché a parti invertite significherebbe poter avere dalla propria parte, diciamo, tutto ciò che è stato fatto, quindi assolutamente. I confronti sono l'essenza stessa della democrazia, quindi non abbiamo, come dire, non solo da temerli, ma anzi credo che renderemo un ottimo servizio a tutti gli abruzzesi nel riuscire a rappresentare anche le diversità.